cilindro, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Talk, il podcast in cui parliamo di pallamano. Io sono Matteo Aldamonte, oggi ancora in compagnia di due ospiti. Uno è il mio compagno di viaggio fisso, ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. E l'ospite di oggi, che ha accolto il nostro invito e per questo lo ringraziamo, è uno dei protagonisti del campionato di Serie A1 con la maglia del Bolzano, Mario Sporcic. Ciao Mario. Ciao Matteo, ciao Gigi, ciao a tutti. Allora, purtroppo dobbiamo registrare un'altra puntata in cui siamo in casa tutti e tre e siamo purtroppo senza palla a mano. Mario, intanto tu sei a Bolzano in questi giorni? Sei rimasto a Bolzano? Sì, io sono a Bolzano e sono rimasto fermo come tutto il campionato, no? Stiamo a casa e purtroppo non siamo riusciti a continuare con il nostro lavoro. Ecco, stiamo a casa, chiusi, e aspettiamo che finisca questo inferno. Tu Gigi come stai invece? Anch'io sono a casa e come al solito cerco di impegnare il mio tempo e di fare in modo che sia costruttivo, cercando di allenarmi, cercando di comunque stare con la mia famiglia. Sai perfettamente quanto mi piaccia fare bricolage, quindi mai come adesso casa mia è completamente rivoluzionata, tutta pitturata di nuovo, cioè, tutto quello che dovevo fare l'ho fatto. Adesso mi finiscono un po' le idee, mi stanno finendo un po' le idee veramente. Eh sì, e tra l'altro ne parlavamo anche a microfoni spenti prima, no? Prima di iniziare a registrare. Mario, magari le prime settimane forse anche per voi atleti era più facile tenere alta la concentrazione da un punto di vista agonistico, no? Cercare di tenersi in forma, di tenersi allenati. Adesso forse inizia a diventare lunga l'attesa. Sì, sì, no, guarda, veramente nessuno si aspettava che questa cosa dura così tanto. Noi sai, dopo la partita con Versano, cioè, siamo ancora lì, siamo rimasti forse uno o due giorni in palazzetto, poi era finita. E cioè, ragazzi, anche tutti noi che ci sentiamo ogni giorno, cioè, tutti hanno detto ma siamo fermi intanto adesso 10 giorni, 2 settimane, poi piano piano ricominciamo, tenetevi in forma, così. Nessuno si aspettava che finisce proprio così, però sono cose di emergenza, bisogna dobbiamo fare tutti insieme quel grande passo e niente, aspettiamo che arrivano tempi migliori. Però anche come che ha detto Gigi, in questo momento anche riguardo alla pallamano si può fare anche tanto a casa, ti puoi allenare, fare certe cose che forse in palazzetto o durante la giornata prima non avevi tempo, puoi guardare le partite, puoi svilupparti tecnicamente, puoi svilupparti tatticamente, guardare le partite o giocatori che ti piacciono. Allora ci sono tante cose dove si può crescere anche, soprattutto giocatori giovani. Gigi, tu ti stai tenendo in forma, sono sicuro, e tra l'altro so che anche starai tenendo i contatti come fai di solito con tutto il mondo della pallamano italiana, tanto lavoro anche di telefono da parte tua. Certo, non fa rima con la parte finale del discorso di Mario, cioè soprattutto i giocatori giovani, e tu hai continuato, quindi Gigi ti stai allenando. Non sono la stessa cosa, non posso essere assimilato, anche se di voglia ce l'ho tanta, e grazie a Dio anche fisicamente riesco a tener botta, però chiaramente è tutta un'altra storia. Sì, noi abbiamo detto anche l'altra volta nella puntata precedente, quando si parlava con le Lamparani, quanto è importante quello che ha detto anche Mario, avere voglia e la possibilità di mettere tanta legna in cascina, quindi lavorare su se stessi, guardare video, fare tecnica, comunque provare a fare l'aspetto teorico e virtuale, che è altrettanto importante. E sottolineavamo quanto sarà bella l'esplosione di energia e di gioia quando si potrà finalmente riuscire da Alcatraz, da ognuno, dal proprio Alcatraz, andare in palestra, prendere quella palla, ritrovare la pece e trovare il contatto con il campo, tirare in porta o parare. Quindi tutta questa energia poi dovrà essere convogliata nel senso positivo. Un'altra cosa, abbiamo detto, questo è tempo di bilanci, no? C'è stato tanto tempo per
e c'è ancora tanto tempo per fare allenamento, per fare i bilanci, per capire un po', per conoscere noi stessi, per ricordarci di quanto eravamo felici e non lo sapevamo, di quanto siamo felici a fare quello che ci piace. Adesso iniziamo a entrare nella fase 2, cioè quello del training autogeno, perché comincia ad essere veramente dura e logorante questa attesa, eh? Sì, effettivamente è diventata lunga. Mario, però voi un pizzico di concentrazione forse la dovete ancora tenere da parte, no? Perché c'è la possibilità che siate impegnati nella Final Four a giugno, quindi comunque non potete ancora abbassare del tutto la concentrazione come magari possono, hanno potuto fare altre squadre che hanno finito la stagione. Sì, sì, sai cosa? Una cosa che era veramente strana, anche per fortuna queste cose non succedevano mai nel passato, no? Poi ognuno non sa come affrontare questa cosa, perché sinceramente io penso che tutti i giocatori, ma tutti, adesso possiamo parlare, però pochettino ognuno ha staccato, perché non ti alleni, non sei in palazzetto, quello che ha detto Gigi, non senti la pece, non senti il pubblico, non c'è, sai, quella, questa cosa di quotidiana che noi viviamo per la pallamano. Allora, sai, ognuno, cioè, è un po' difficile da spiegare, perché devi rimanere concentrato, sì, però non sei con la pallamano, puoi guardarla solo in TV. Allora è molto difficile. Secondo me anche quando torniamo, ovviamente le squadre non saranno in altezza come dovrebbero essere se si giocava, sai, ogni giornata. Certo. Però in caso se si gioca cerchiamo di stringerci, cerchiamo di fare bene, cioè, però sicuramente la forma non sarà quella che doveva essere in un campionato normale. Però aspettiamo, come che aspettiamo che finisce tutto, aspettiamo anche questa decisione e faremo quello che dobbiamo fare. Mario, quando parlavi pensavo alla stranezza eventualmente di giocare un playoff scudetto con la forma dell'Handball Trophy. Ti ricordi quando si giocava l'Handball sì, Trophy? Quindi sì, i tornei, come sì, dire, pre-preparazione, anzi post-preparazione, pre-campionato. Sì. Infatti, un po' così, infatti, no? Questa sì, è un po' così. Un po'... Anche la Coppa era diversa, perché alla Coppa siamo arrivati, è una Final Eight, siamo arrivati tutti allenati, tutti dopo campionato, tutti pronti, tutti caricati. Allora arriviamo lì e giochi la Coppa in migliori condizioni che sei, no? Certo. Questa è una cosa un po', diciamo, sai, strana per dico, non so come sarà, perché nessuno l'ha mai fatta. È una cosa, un torneo, come che dici te, un torneo in caso se si giocasse, un torneo dove devi arrivare al meglio, però non sai come arrivi. Sì, no? Diciamo che forse c'è dietro anche un po' l'aspetto, tra virgolette, sociale dello sport, nel senso che comunque voi siete, rappresentate il campionato di Serie A 1, rappresentate anche un po' il massimo dello spettacolo che la pallamano italiana può offrire, quindi per tante persone che magari sono appassionate di pallamano, poter vedere una Final Four dopo tanto tempo che è passato a casa può essere magari un segnale di ripresa, ecco, chiaramente in una situazione tragica, in una situazione drammatica, però se ci dovessero essere le condizioni significa che qualcuno che è deputato a decidere ha detto che si può giocare. E quindi se si può giocare sicuramente la vivremmo, no, con un po' di leggerezza che forse ci vuole in questo momento. Sì, 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 ovviamente, no, io parlavo di forma di giocatori e così. Che certo, no, questo non c'è dubbio. Come evento e come un segnale, un messaggio che bisogna mandare a tutti, sarebbe una bella cosa, una ripresa, un ritorno in campo e un segnale che questa stagione si può finire bene. Speriamo in salute e anche prossima che possiamo ricominciare più carichi di sempre, no? Poi non so, Gigi, se sei d'accordo, forse Bolzano è la squadra alla quale questo stop forzato ha dato più fastidio da un punto di vista sportivo, perché era veramente lanciata. Beh, era sul trampolino di lancio, era in volo, ok? E forse sarebbe stato uno dei salti più lunghi di sempre. Era chiaramente la squadra da battere, era una squadra in ottima salute, era un po' la massima espressione di una squadra diesel, perché ci ricordiamo il Bolzano di inizio stagione, quando ha iniziato molto zoppicando, quando tutti quanti già la davano per spacciata. Invece Bolzano ha recuperato il terreno
è riuscita a ritrovare la forma ed è riuscita a dettare i ritmi mettendo tutti a posto e soprattutto alzando già 2 trofei su 3. Mancherebbe solamente quello che è la parte più importante, chiaramente il campionato. Quello stesso campionato che io credo, un po' per riallacciarmi a quello che avete appena detto, se ci dovessero essere le condizioni, credo che tutte e quattro le squadre deputate a sfidarsi per i play-off, per i play-off scudetto, accetteranno senza se e senza ma, perché poi la forza e la voglia di giocare, al netto del fatto che altrimenti il titolo probabilmente non verrebbe comunque consegnato, no? No, 100%. Sì, sì. 100% no, quindi piano B, comunque giocare 4 squadre, le prime 4 classificate in questo momento, e io credo che nessuna potrà dire sì, però forse la condizione. Io penso che la voglia di giocare sia talmente tanta che la che tutti non vedranno l'ora di poter, anche non al meglio delle condizioni, ma di poter affrontarsi nei playoff scudetto. Mario, voi avete vinto in questi anni, nel passato recente e nel presente della pallamano italiana, tantissimo, tante volte. Si smette mai di avere fame? Mi spiego meglio. Qualcuno, appena Bolzano nel girone di andata perde una partita, è successo quest'anno, è successo magari anche l'anno scorso, inizia a dire ma forse sono un po' appagati, non hanno più voglia di vincere, e poi alla fine invece piena, esatto. E poi alla fine invece vince Bolzano. Si smette mai di avere fame, secondo te, di vincere? Ma guarda, noi più o meno stiamo sempre sempre in vetta da 2010, no? Fino ad oggi, 2010-11. Allora, io ti dico, conoscendo questi ragazzi, sono tutti ragazzi che hanno passato anche la pallamano di altri paesi, no? C'è un Gaeta che ha fatto mondiali con Brasile, c'è un Turkovic che era uno dei migliori giocatori in campionato croato Serie A, ci sono io che ho giocato anche tanto in Serie A, in ruoli importanti in tante squadre in Serie A croata. Allora c'è gente, diciamo, importante, che ha un carattere, sai, che non sono la gente che la pensano a oggi, a domani, è gente che pensa per tanto tempo, sono caratteri, e questo hai dentro di te, questo non puoi mai metterlo giù. E per questo io dico, questi ragazzi, anche se siamo un po' vecchiotti adesso alcuni, questi ragazzi finché stanno in piedi vogliono sempre vincere, ovviamente. Cioè, se perdi, vinci, come che abbiamo fatto con Fasano, abbiamo vinto noi un anno, poi dopo hanno vinto loro, poi abbiamo vinto noi, poi dopo hanno vinto loro, poi adesso gli ultimi 2 anni abbiamo vinto noi, però cioè, è sempre questo, è importante che Bolzano sempre c'è, questo è importante, anche erano tanti cambi di squadre, però Bolzano sempre era presente. E io ti dico anche che adesso Felipe aveva un infortunio, 38 anni, io che ho 35, in Redder 35, siamo già ragazzi un po' con certa età, però finché siamo in campo lottiamo per vincere, poi alla fine vediamo come andrà, sicuramente che come passano gli anni sarà sempre più difficile, però anche bisogna avere una idea come la società e come la squadra, fare questo passo generazionale molto ragionevole, e farlo senza tanti danni, diciamo, e spero che questo riusciremo a fare nei prossimi anni. Gigi, forse Mario ci ha portato già all'argomento successivo. Allora, sì, e prima di arrivare nell'argomento successivo vorrei chiosare che quello che ha detto Mario non è che lo sottoscrivo con il sangue, e soprattutto quello che ha detto Mario è importante perché si racchiude in 2 cose, in realtà. Sicuramente questo aspetto motivazionale poi loro riescono ad avere le motivazioni e soprattutto a dare l'esempio, perché è questa la verità, motivazioni e poi sono esemplari, e quindi questo modello Bolzano non è altro che trovarsi in campo con i ragazzi che formano lo zoccolo duro di una squadra, quindi anche se io vengo del primo anno sento che c'è un'aria diversa, basta guardare i 4, i 5 che ci stanno da più tempo e farsi portare in qualche modo, no? Imitare. Sì, e sì, quindi sì, questo sì. Vale per i più giovani, ed è questa la cosa più bella, e questo è il segreto, non parlarsi addosso, non ricordare chi sono io, no, semplicemente essere esemplari,
perché io non faccio fatica ad immaginare un Turković, uno Sporcic, un Gaeta essere i primi ad arrivare, gli ultimi ad andarsene, quelli che danno il massimo a tutti gli allenamenti, quelli che magari sanno quando, come e perché dare una pacca sulla spalla piuttosto che una tirata di orecchie. E quindi questo è il una, come dire, la chiave di lettura e il segreto che poi ti porta anche a costruire le vittorie. Sì, sì, poi era una cosa, sai cosa è successo a Bolzano? Che io dico che io ho giocato anche in quattro squadre in Serie A in Croazia. Allora, c'è una cosa che non ti capita sempre. A Bolzano sono passati tanti ragazzi, da prima generazione forte, Querin, Ciarapina, Rico Belli e altri. Poi sono arrivati Maione, Fovio, Denis, no? Adesso per non perdermi i nomi, non voglio dire tutti, certo, però poi certo. Moretti da Pirane, adesso ultima generazione, Eric, Udovicic, Arcieri e altri. Tutti questi ragazzi, veramente, io sono da primo anno, da primo giorno qua a Bolzano, non è mai successo in spogliatoio che erano caratteri difficili, però non è mai successo che uno non aveva umiltà. E questo è una cosa fondamentale, perché erano ragazzi che erano sempre disposti a sputare sangue per Bolzano. Se uno dal sud, dal nord, dall'est, dall'ovest, non importa niente, da un altro paese, da Croazia, da Brasile, non lo so, erano qua e hanno lottato tutti a primo a ultimo e hanno fatto veramente, cioè io veramente mi posso, ho solo ricordi belli di tutti i ragazzi che sono passati per Bolzano. Però questa non è solo fortuna, cioè non è che ti capitano solo le persone giuste, è anche, come diceva Pierluigi, il fatto che entri in un contesto dove i capisaldi, dove le colonne della squadra sono persone che ti mettono nelle condizioni di comportarti così, no? Di metterti a disposizione. Non puoi non hai altra scelta probabilmente, Gigi, nel senso buono naturalmente. Eh certo, cioè, anche perché altrimenti verresti vomitato fuori da un sistema, da un gruppo. Vieni masticato, fagocitato e sputato, cioè lì sì, le sì. Regole sono ben chiare e soprattutto sono le regole giuste, perché non sono regole dettate dalla mentalità di Sparta piuttosto che la mentalità dei Marines, ma è semplicemente una capacità di soffrire insieme, voglia di fare gruppo, essere uniti, avere voglia di vincere, essere comunque leali. È una palestra di sani valori che io penso che negli ultimi 10 anni chiunque sarebbe voluto andare a giocare a Bolzano, ma sia per le possibilità di vincere, ma poi per vedere un ambiente oggettivamente sano. Quindi merito a chi? Agli attori, ma anche ai registi, cioè coloro che hanno scelto, hanno messo in atto le forze, quindi da Podini in giù, insomma, per intenderci, perché chiaramente il merito è anche loro quello di aver allestito e saputo scegliere le persone giuste per poter andare avanti. Mario, sì. Tu hai parlato... È innegabile, credo che siano fatti, non è una... No, non c'è dubbio. Sì, certo. Non c'è dubbio. Sì, Matteo, scusami. Mario, tu hai parlato prima, nella parte finale, hai parlato della necessità adesso di un ricambio generazionale, ci porti a un argomento che di solito io e Gigi, prima di fare la telefonata con l'ospite, ci sentiamo prima, magari facciamo una chiacchierata, facciamo un piccolo briefing per capire, per concordare insieme gli argomenti, e eravamo tutte e due concordi su un aspetto da affrontare con te. Quando abbiamo intervistato Pasquale Maione, gli abbiamo chiesto, siccome lui, come sai, è diventato allenatore da quest'anno, e gli abbiamo chiesto, secondo te chi è il prossimo nel panorama dei grandi giocatori della pallamano italiana che diventerà un bravo allenatore? E lui, a occhi chiusi, ha detto Mario Sporcic. Abbiamo detto, sì, è vero, che l'hai detto anche tu, giusto. Abbiamo detto contemporaneamente Mario Sporcic. Poi chiaramente fare 1+1, Mario, questa io in questo momento posso solamente legare le scarpe a quello che è un giornalista, ma chiaramente la domanda sorge spontanea. Panchina vuota, poi insomma metti tu. Che dici? Ah, guarda, innanzitutto devo ringraziare a tutti voi per la fiducia, no? Per quello che ha detto Pasquale, perché Pasquale non è chiunque, Pasquale è un giocatore, un allenatore, adesso ho massimo rispetto per lui, è un carattere, lui sarà un grande allenatore perché il suo carattere vincente sa trasmetterlo alla sua squadra e al Pasquale, veramente uno grande, con cui andavo sempre d'accordo sia in nazionale che qua a Bolzano.
Allora, guarda, ti dico, parlando di cambio generazionale, non è che sto parlando adesso andiamo Sporci, Turkovic, Gaeta, Inner, Emner fuori e quattro giovani dentro, no. Non si fa così e non è questo che ho detto io. Per esempio, anche io 2 anni, già un anno e mezzo, 2 anni, che non è che sono in campo sempre, cioè erano anche diversi giocatori, però piano piano, facendo così, dai la fiducia a uno Starcevic, a uno Udovicic, a uno, non so, tutti i ragazzi che sono qua. Piano piano li stai mettendo in gioco, gli dai i compiti, gli dai quello che devono fare, quello che dovranno fare in futuro. Poi abbiamo questa, diciamo, anche sfortuna che non abbiamo così tanti soldi, che qua è passato un Moretti che è venuto come sconosciuto da Cassano, si è fatto nome a Bolzano, ha fatto benissimo, però poi costa di più, ovviamente, come un Dapiral che è andato in Spagna, poi come Arcieri adesso che lo sta chiamando a metà Europa. Cioè, ragazzi vengono qua, si fanno nome, ovviamente possono anche prendere più soldi, vendersi dove pallamano più seria. Allora bisogna fare questo, un lavoro grande, non è facile. Però parlando di come me, come allenatore, io vi devo ringraziare. Io sinceramente adesso ho 35 anni, non sto pensando di smettere oggi e cominciare a fare allenatore, perché fino a ieri, non so, adesso abbiamo giocato la Coppa e Siena, io mi sentivo bene sia fisicamente. L'abbiamo visto. Abbiamo visto, esatto, sì, brava. Certo, io non posso fare quello che ho fatto a 25 anni, sono primo a dire, però penso che una mano posso dare ancora alla squadra. Io sto pensando ancora come giocatore, devo dirti la verità, perché io non penso che un lavoro di allenatore, uno era bravo come giocatore, adesso tu fai allenatore. No, certo, cioè, io penso, sai, non penso che proprio sì, anche per rispetto di altri allenatori, perché sono bravissimi allenatori che non erano mai giocatori, forse, capisci com'è? E viceversa, sai, è un lavoro molto strategico. A me sicuramente mi legano per fare allenatore, perché ho fatto centrale di Bolzano per 10 anni, allora cioè, tante idee, tante cose che abbiamo fatto in campo sono passate anche per sia i nostri tutti allenatori, che erano merito loro, però anche, sai, di forse me come centrale o altri ragazzi che venivamo in campo, ci mettevamo d'accordo, sai, così ci conosciamo, e allora anche per questo forse, sai, perché uno che crea il gioco subito pensi quello sarà bravo allenatore. Però un discorso molto lungo, a me mi farebbe ovviamente piacere, perché mi piace la pallamano e voglio rimanere nella pallamano più possibile, però vediamo in futuro. Adesso siamo in questa fase, aspettiamo cosa succede, però ancora non posso dare né una conferma né una risposta, sai, di 100%. Ancora prematuro, certo, sì, chiaro. Sì, no, vabbè, sì. si faceva chiaramente un gioco, come dire, un gioco intellettuale, no? Si diceva, sì, oggettivamente la panchina è libera. Sicuramente è stato giudicato da tutti quello che potrà essere sicuramente un ottimo allenatore, il cervello del Bolzano in campo, comunque il suo ruolo, no? La frase fatta, il centrale, l'allenatore in campo, no? In qualche modo, quindi sì. Certo, poi sedersi in panchina e manovrare la squadra non dal centro del campo ma dal lato della panchina non è poi la stessa cosa, è chiaro, però insomma abbiamo fatto un pensiero su questo, poi sicuramente la tua mediazione e il tuo essere strategico e soprattutto intelligente ti porta a dare questa risposta, ovviamente. Sì, grazie, però dai, vediamo come andranno le cose, perché penso che dopo questa situazione tutte le società devono sedersi e vedere come andare avanti, che budget hanno a disposizione, che possibilità hanno, poi vediamo le scelte, vediamo le cose come saranno. Adesso, come hai detto, adesso è un po' prematuro di dire una cosa, sai, con certezza cosa farà. Mario, ascolta una cosa, tornando alla pallamano giocata, tu hai avuto una parentesi non lunghissima con la nazionale, c'è stato un momento che sei venuto in maniera continuativa, venivi convocato in maniera continuativa, poi come mai ti sei un po' allontanato forse dalla nazionale, no? Ma ti dico che qua ho commesso errori anche io li, adesso pensando un po' mi pento, perché io ho fatto 2 anni con Freddy Radorkovic in nazionale. Erano 2 anni veramente bellissimi, veramente ho incontrato una persona, un allenatore, adesso prima abbiamo parlato di allenatori, cioè un fenomeno, ecco, in poche parole, come uomo e come tecnico.
anni in nazionale, ho fatto, ero molto contento, no? Ho fatto anche bene. E allora è arrivata la situazione che ho cominciato a lavorare. Eravamo io, Turković e ancora qualche nome qua da Bolzano in nazionale, Demis, proprio, sai, tutti mancavamo e io anche al lavoro non riuscivo ogni volta a staccarmi dal lavoro. E lì ho deciso di non, mi ha chiamato anche la Dojkovic tante volte, io ho detto guarda, cioè io se vengo, questo è il problema anche un po' in Italia, dico che io ho fatto questo errore, però penso che potevo dare ancora qualche anno alla nazionale, ti dico, mi pento perché ho fatto certe scelte che adesso non posso tornare, però preferivo giocare ancora qualche anno perché avevo la possibilità, però purtroppo la vita privata non sono riuscito a legare tutto quanto. Certo. Però ecco, dico io, questo che io posso consigliare a qualsiasi giocatore giovane, ma non giovane, a qualsiasi atleta, presentare un paese c'è una cosa veramente da grandi emozioni. Io ho fatto con l'Italia, ho fatto con juniores in Croazia e ho fatto con seniores qua in Italia, avevo anche una collocazione seniores in Croazia, però questa è una cosa veramente da brividi, ecco, parlando di questo, consiglio l'inno nazionale, cioè, è una cosa bellissima. Io anche quando stavo guardando, adesso seguo sempre ragazzi, sempre seguo la nazionale, anche quando li stavo guardando adesso tutte le partite di qualificazione e tutto quanto, vedo proprio, sai, respiri un'area diversa, non è stessa cosa come nel club, è bello tutto quanto, però questa è una cosa dove proprio sono emozioni diverse. Gigi, posso confermare? Sottoscrivo anche in questo caso. No, io invece avevo una domanda da fare a Mario. Ho detto perché per tanto tempo Mario Sporci c'è stato considerato, tra virgolette, come dire, sfortunato anche a livello di fisico, no? Perché tante volte, in tante partite, o eri infortunato, o eri appena tornato da un infortunio, o non riuscivi a superare un momento di problemi muscolari. La mia domanda è questa: è solamente una questione di sfortuna? Oppure, mi puoi anche rispondere, no, ma veramente l'hai vista solo tu questa cosa, non è vero? Oppure invece hai avuto problemi proprio di fibre magari, oppure problemi con l'allenamento, problemi di stress, problemi di overtraining, qualcosa di questo tipo? Ma sì, guarda, nello sport ti dico, io per fortuna non avevo infortuni gravi, tipo no, crociati, cioè, la spalla, no, certo. Però sì, hai ragione, avevo qua per esempio io con la nazionale contro Iran ho rotto il perone dalla caviglia, lì sono stato 3 mesi fuori, poi qualche stiramento muscolare così lo avevo e anche una volta in finale di scudetto ho un scontro con Leal, ho rotto un ligamento di ginocchio collaterale, allora sai c'erano infortuni, però io penso per fortuna in questi 10 anni non è che proprio ero infortunato tanto, niente di grave, penso in 10 anni, che io spero che anche questo periodo, che non è che gioco ancora tantissimo, però questo periodo che gioco ancora penso che questi infortuni mi girano, che proprio non mi servono, soprattutto adesso, perché adesso un infortunio un po' più grave significa finché la carriera finita, no? Mario, ti voglio fare solo un'ultima domanda perché siamo proprio in chiusura, però mi è piaciuto come hai parlato dell'esperienza in nazionale, mi sono piaciute molto le parole e si sentiva l'emozione, si percepiva l'emozione, quindi chiaramente noi tutti sappiamo che tu sei di origini croate, come peraltro molti dei giocatori, diversi giocatori che giocano nella nazionale italiana. Che cosa rappresenta però l'Italia, che cosa rappresenta il nostro paese per te? Per me l'Italia rappresenta tanto, perché a me l'Italia mi ha dato tanto. Io sinceramente a 25-26 anni sono venuto in Italia e pensavo dai, rimango un anno, perché sai, facevo giocatore professionista, ho detto dai, mi faccio un anno, poi vedo se trovo qualcosa meglio, vado d'altra parte, e sono qua adesso, l'anno prossimo sarà 11° anno. E allora per me Italia veramente rappresenta tanto, è un paese che mi ha dato tanto, un paese dove è nato mio figlio,
è un paese dove io ho fatto bellissime esperienze, ho conosciuto gente bellissima che mi rimangono amici per tutta la vita. Queste sono due o tre cose che veramente mi ha dato possibilità di crescere come uomo e mi ha dato possibilità di lavorare, di fare quello che mi piace, e per me Italia è un paese più bello del mondo, insieme con la Croazia ovviamente, perché sai, mi ha dato tante tante cose nella vita che ho massimo rispetto, e per questo voglio che l'Italia si tira fuori da quella situazione che è adesso, perché è veramente una situazione che fa male a tutti. Certo. Matteo, queste parole sono bellissime, scusami se mi intrometto. Vai, vai. E soprattutto credo che siano la risposta migliore per tutte quelle persone che hanno creduto, che magari continuano a credere, chi è oriundo non abbia, non dico il diritto, ma non abbia neanche la voglia, l'interesse nel giocare per come dire, per il secondo passaporto, se vogliamo. Questo non è assolutamente vero, perché dalle parole di Mario si è capito come un italo croato, ma che può essere un italo argentino, che può essere un italo brasiliano, addirittura possa arrivare ad apprezzare ancora di più rispetto a un italiano autoctono, per dire, no? Per mille motivi, ma soprattutto nelle nazionali abbiamo gruppi di ragazzi che giocano con la responsabilità, e quindi io penso che chiunque lo faccia al 99%, e neanche al 100%, ma al 99% si vede ed è automaticamente, ma neanche ci arriva secondo me, ecco perché, quindi siamo tutti accomunati e quando si entra in campo con la maglia azzurra, con il tricolore, con l'inno nazionale, penso che Sporcic sia uguale a Maione, anzi penso, sono sicuro perché l'ho visto sulla mia pelle, quindi so quello che dico, per intenderci, quindi non poteva avere una testimonianza migliore. Ragazzi, grazie e buona Pasqua. Buona Pasqua e serena a tutti. Gigi. Ciao Mario, un abbraccio, buona Pasqua ciao. A tutti. Ciao ciao, un abbraccio. Grazie ciao. Mario, e noi naturalmente ci ritroviamo la settimana prossima. Buona Pasqua anche a tutti voi appassionati di pallamano. Noi siamo sempre qua su Handball Talk per chiacchierare insieme di pallamano. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!